Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Andiamo avanti col terzo episodio di Rule of Rose. Eravamo arrivati qua, stavamo un po' esplorando. Qua c'era il bagno delle donne, qua non c'è nulla, no? Stavamo esplorando la sala del preside, quindi torniamo là, andiamo a vedere un po' cosa ci riserva questo gioco. Insomma, in questo primo inizio è abbastanza inquietante. Davvero ragazzi, non me lo ricordavo così. Allora, qua era la stanza del preside, quindi ci torniamo. Ufficio del preside, scusate. C'era da ispezionare qua, la stanza l'avevamo fatta tutta, no? Sì, però c'erano due porte, allora ce n'era una qua e una qua. Io direi di andare qua. Ah no, scusate, questa qua è quella da dove siamo venuti, maledizione. Ok. Entriamo qua, dai. Vediamo un po'. Corridoio. Allora, siccome qua entriamo in un'altra, diciamo, in un'altra zona, proviamo a vedere quell'altra porta dove ci porta. Se è una stanza, se è un altro corridoio, vediamo un po'. Perché non vorrei mancare nulla. Che comunque è un bel gioco. Sgabuzzino, infatti. Quindi vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Sento dei rumori. Ah, c'è una cassettina aperta. Però non lo prende, vabbè. Vediamo un po' cosa. Scarpe, lenzuola del cibo. In questa stanza sono immagazzinate varie cose. Però niente di utile. No. Ok. Si apre il cassetto quando ci passiamo. Vabbè. Dettagli. Niente, qua non c'è nulla, quindi usciamo. E proseguiamo per il corridoio che c'era qua. Era qua. Dove c'erano quei disegni scritti. Vediamo un po' allora. Qua. Ok, cassetto. Oddio, chi è che salta? Vabbè, vediamo questa porta qua, si apre, corridoio. Sono davvero tantissime, tantissime porte. Ok, qua torniamo alla home, diciamo. Ok. È bello che non abbiamo neanche una mappa, quello è quello il problema. Vediamo qua se si apre la porta che c'è qua, sì. Scale sul retro. Qua dovrebbero essere le porte che non si aprivano, infatti cortile interno. Qua siamo in un altro punto ancora, quindi vediamo un po'. Qua non c'è niente, le finestre non c'è niente. Qua ci sono dei barili, una finestra, le scale, qua non c'è niente neanche qua. Ok, allora possiamo tornare dentro. Di questo diciamo che è un cortile interno dell'orfanotrofio di questa villa, diciamo. Ok, qua c'è un altro corridoio, qua ci sono delle altre scale. Qua c'è la dining room, che ovviamente è chiuso, perfetto. Qua. Ah, qua si apre una casaccia, le cose, va bene. Qua? No, chiuso anche qua, allora vediamo un po'. Vediamo un po' allora. Qua c'era una porta, sì. Questo è aperto. No, non è aperto. Perfetto, allora ragazzi, prima di andare su, io direi di andare a controllare queste altre cose qua che abbiamo lasciato in sospeso. Qua c'era questo lungo corridoio, quindi andiamo qua per adesso. Queste cose si aprono, le puoi aprire però non c'è niente dentro. Ok, qua questo è chiuso, perfetto.
una porta in meno da aprire, questa è aperta. Guardaroba. Vediamo se troviamo qualcosa di utile. Sembra che non ci sia nulla neanche qua. No ragazzi, non c'è niente neanche qua, quindi io direi di andare su per le scale che c'erano qua. Quella era chiusa, benissimo. I disegni non se li cagano. Allora, era per di qua, vediamo. Ok, le scale erano qua. Saliamo su, vediamo un po' cosa c'è su. Qua c'è subito una porta, qua c'è qualcosa che non ci fa vedere. Benissimo. La lampada è spenta. Ok. Vediamo se in questa porta ci fa entrare. No, è chiusa. Ok. Quest'altra porta. Questa è aperta, corridoio. Mamma mia quante porte ragazzi. Libreria. Ok. Aspettate un attimo, non c'è la mappa. Non mi ricordo se c'era la mappa o la dobbiamo trovare. Libreria, qua direi che non c'è assolutamente nulla che ci può interessare, vediamo un po', facciamoci un giro. No, non c'è niente neanche qua, va bene, usciamo. Vediamo un po'. Allora, noi siamo venuti da lì, quindi dobbiamo proseguire per di qui. Qua ci sono altri disegni per terra, qua c'è una porta che controlliamo subito, chiusa. Qua non c'è niente. Qua c'è un trenino disegnato, delle rotaie per terra, vedete? Quello non si apre, questo qua potremmo spostarlo, no? Ok, vediamo questo se si apre, sì. Corridoio. Ok, qua c'è un bimbo che scappa. Perfetto, qua subito una porta a destra, la controlliamo subito. Dormitorio. Ok, quindi presumo bisogna rincorrere quel ragazzino lì. Vediamo qua se c'è qualcosa di interessante che ci può servire per il nostro proseguo in questa villa. Abbastanza inquietante. Vediamo un po'. Non c'è nulla, non c'è niente, non c'è niente. Qua non c'è niente. No, 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 qua ci sono dei banchi, vediamo se c'è qualcosa di utile. No, non c'è assolutamente niente. Allora, noi siamo venuti da qua, giusto? Sì. Là c'è un'altra porta, maledizione, se io avessi una mappa. Ci abbiamo il collare dei cani, il libro delle fiabe di Ali. Insomma, vediamo un po', allora, torniamo qua, va.
Aspettate un attimo, sembrava una mappa quella, ma non è una mappa. Vediamo un po'. Allora, il bimbo è entrato qua, vediamo se si apre. Sì. Un altro corridoio, perfetto. Sullo scaffale ci sono alcuni cesti di biancheria che mandano un odore. Qua c'è un bagno, toilet, bagno del secondo piano. Qua c'è qualcosa che assolutamente non prende. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. E qua c'è qualcosa. Un occhio. Scusate. Qua c'è la finestra che non serve a nulla. Usciamo. Mette davvero tensione sto gioco, perché molta tensione c'ho addosso. Vediamo questa porta qua. Ok, si apre. Stanza panni sporchi. Ok, qua c'è qualcosa. C'è anche un punto di salvataggio, quindi. C'è un bidone dell'immondizia, ok, quei bidoni chiusi, perfetto. Qua non c'è niente. Qua c'è una valigia che non si apre. Vediamo un po' la bambola. C'è una bambola raccapricciante legata alla colonna. Oddio mio. Qua c'è qualcosa. Jennifer ha trovato una vecchia foto. Una sbiadita foto di gruppo scattata davanti alla villa. Ok, i bambini con i due insegnanti. Da notare il bambino ciccione. Quindi qua in mezzo ci sarà anche Jennifer. Presumo che sia quella in mezzo. Presumo. Ok. Quindi adesso abbiamo anche la vecchia foto. Sì, eccolo qua. Perfetto. Non c'è nient'altro. Qua c'è il punto di salvataggio. Qua ci sono delle cose, ma non le ispeziono. Torniamo a guardare la bambola. C'è una bambola raccapricciante legata alla colonna. Ok. Vabbè, qua torno a vedere la bambola. Ho capito, ok. Perfetto. Niente, non c'è più niente. Perfetto, allora. Io direi di salvare, non si sa mai, visto che non mi ricordo il gioco, quindi salviamo, sì. Sì, sovrascriviamo. E io ragazzi mi fermo qua per questo terzo episodio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, come sempre, se vi piace la serie mettete il like, commentate su cosa ne pensate di questo titolo. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!